benvenuti in questo nuovo video in cui allevo fitoplancton e vi spiego passo dopo passo come si porta avanti una coltura, in questo caso di Nanochloropsis oculata. Si tratta di una monocoltura che porterò avanti con un fertilizzante che ha una formula F2, si chiama, apposito per fitoplancton. Monocoltura perché? Per il semplice fatto che secondo me le colture multiple non hanno molto senso. Alla lunga, due specie inserite all'interno di un reattore che in questo caso è di 3 litri competeranno per le risorse che possono essere nutrienti o ad esempio lo spazio è inteso come risorsa anche. In uno spazio limitato ovviamente la risorsa spazio è limitante. Cosa significa? Una specie può essere capace meglio di un'altra a dividersi più velocemente, per cui occuperà lo spazio prima e impedirà dal punto di vista fisico la divisione ad un'altra. Oppure una magari è più brava a captare un determinato nutriente, alla lunga escluderà dalla coltura quella specie che non sarà in grado di farlo all'altezza. Questo cosa significa? Che la coltura con il tempo ritornerà monocoltura, o perlomeno ci si avvicinerà molto, per il semplice fatto che ci saranno tanti di una specie e pochi dell'altra. Diciamocelo, tanto vale allevare quell'alga che voglio allevare, quindi quel tipo di fitoplancton che voglio allevare, e basta, faccio un'alga sola. La plafoniera che utilizzerò è un 15 watt da fluviale, modificata, diciamo che ci ho messo una copertura in modo tale che non inquini dal punto di vista luminoso la vasca principale, perché si trova là dietro, quindi può dar fastidio. Il fotoperiodo è di 16 ore con le restanti di buio, in modo tale da non stressare con un fotoperiodo eccessivo la coltura, quindi 16 ore va benissimo. Anche perché così si dà il tempo al fitoplancton di accumulare, di assimilare i nutrienti dalla colonna d'acqua. Ora, dal punto di vista pratico, andiamo proprio a vedere le immagini. Vi faccio vedere proprio passo dopo passo i passi che ho fatto. Innanzitutto ho acquistato un reattore di fitoplancton, cioè di plancton in generale, perché senza luce è di plancton normale. E ci ho aggiunto una luce da 15 watt. Utilizzo un areatore per creare un moto vorticoso all'interno della colonna d'acqua. Successivamente inserisco lo starter, dopo che ho inserito l'areatore già acceso. Per creare un moto vorticoso gestisco l'ingresso d'aria in modo tale che sia, diciamo, abbastanza forte, per evitare che si formino anche depositi in fondo al cono. Intanto ho preparato l'acqua salata al 35 per 1000 in questo caso e la inserisco all'interno del cono, diciamo, del reattore. Ed ecco così che appare l'inizio della nostra coltura, alla quale però andrà inserito del fertilizzante, ovviamente. Fertilizzante apposito di formula F2 3 ml, ossia 1 ml ogni litro, perché il cono è di 3 litri. Chiudo il reattore, ovviamente col suo cono d'aria, e questo è l'aspetto che ha, abbastanza bianco, diciamo, lattiginoso. Dopo due giorni il reattore ha cambiato aspetto. Innanzitutto il cono è diventato estremamente verde, quindi particolarmente denso, e il fitoplancton, diciamo che fondamentalmente è pronto. Con un'asta per misurare la densità, appunto vado a misurare la densità del fitoplancton. L'immersione del cerchietto nero, quando sparisce il cerchietto nero non si vede differenza fra quello bianco, la misurazione è terminata. Siccome è al secondo centimetro di immersione, vuol dire che siamo sul 64,2% di densità, quindi abbastanza alta, quindi il fitoplancton è pronto per essere prelevato, diciamo.
Una volta imbottigliato, si può conservare in frigo a 3-6 gradi per 30 giorni. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo nuovo video, spero che vi sia piaciuto, che vi sia servito. Ci vediamo alla prossima!